Io spero sempre che tu fai sempre più soldi di quanto ne servono, già dobbiamo dire che c'è la. Elimino, siediti là, dopo. Però la. Allora, direi di cominciare. Ringrazio tutte le persone che hanno potuto raccogliere il nostro invito a partecipare, in particolare ai relatori, il collega Marcello D'Amato, il collega Massimo Lo Cicero, oltre al nostro relatore Jaroslav Romanciuk, che dopo avremo il piacere di ascoltare. Facciamo una prima sessione di saluti, dopo ovviamente al magnifico lettore ci ha potuto la sua presenza. Noi abbiamo qui il microfono per motivi di registrazione, si sentirebbe ovviamente, però per poter registrare questa sessione abbiamo bisogno di utilizzare il microfono. Posso cominciare? Le mie condizioni fisiche non sono delle migliori, ma come dire, non si può mancare ad un evento così importante e significativo. Intanto un saluto ai colleghi D'Amato e Lo Cicero, all'ospite Romanciuk e a tutti voi che siete qui venuti per partecipare a questo seminario che ha le caratteristiche di un rapporto bilaterale tra l'Università di Salerno e la Bielorussia. È tradizione di questo Ateneo mantenere rapporti con l'estero, stiamo cercando con l'aiuto degli enti locali, della Camera di Commercio, degli organismi che sono preposti allo sviluppo del territorio, di potenziare quello che è il rapporto internazionale. Abbiamo avuto dei finanziamenti dalla città di Salerno, dalla città di Avellino e dalle due province e poi abbiamo il protocollo anche con la Camera di Commercio. Noi sappiamo che i giovani, se vogliono sviluppare quel rapporto proficuo con la ricerca internazionale, è necessario anche che vi si rechino fisicamente. Oggi ci si mette in rete e ci si collega, però il rapporto fisico è molto importante perché significa anche sviluppare relazioni umane che consentono di potenziare quelli che sono gli aspetti anche di scuola, quindi i giovani che si muovono, i meno giovani che guidano e la ricerca che progredisce. Stamattina sicuramente saranno affrontati temi che vedono relatori illustri e che quindi saranno, come dire, motivo di approfondimento. Da parte mia mi chiedo scusa se devo lasciare, ma ho avuto particolarmente, sono stato particolarmente contento di venire a portare i saluti e a ringraziare tutti voi, in particolare il direttore Tommasetti che organizzando questo evento dà alla nostra università la possibilità di un ulteriore confronto internazionale. Dopo il saluto del padrone di casa, del nostro rettore, la parola va al presidente Cardarella, il mio presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, che insieme a noi ha organizzato questo evento, che ha guidato la delegazione bielorussa. Bielorussia di questi tre giorni qui a Salerno, che ha avuto questo momento finale in questo incontro su temi economici qui all'interno dell'università. No, devo chiedere scusa, non ho dato il saluto, non ero informato della cosa. Quindi anche al presidente Cantarella un saluto affettuoso e un benvenuto nella nostra università. Grazie. Quindi la parola al presidente Cantarella. Ringrazio vivamente tutti i presenti, in particolare ringrazio il mister Romanciuk per la disponibilità che subito ha mostrato nel venire a presentare, a diffondere la sua proposta di riforma economica avanzata lo scorso novembre al Consiglio dei Ministri bielorusso. Voglio ringraziare specificatamente l'Università degli Studi di Salerno, in particolare il rettore Pasquino, nonché il direttore del Dipartimento di Studi e di Ricerca avanzata aziendale, il professore
questo incontro è volto ad approfondire e a dibattere un piano anticrisi, un piano anticrisi che in sostanza è stato presentato in Bielorussia, ma che poi al fine possiamo tutti quanti cogliere attraverso il confronto, l'interlocuzione, ma il soluzioni, idee per entrambi i paesi. Ci sono grandi opportunità che si possono cogliere. Oggi noi ascoltiamo e sentiamo molto questa terminologia della liberalizzazione, stiamo nella fase della liberalizzazione. La Bielorussia è sicuramente in una fase di privatizzazioni. Da questo potremo cogliere sicuramente molti importanti suggerimenti. La Fondazione, attraverso la sua attività, guarda molto alla cultura, e la cultura del confronto è l'elemento di base per poter accrescere e alimentare il nostro sapere. Pertanto ringrazio ancora di nuovo tutti i presenti e mi auguro e mi auspico che da questo incontro sicuramente arricchiremo la nostra mente. Grazie Presidente Cantarella, poi magari al termine durante gli incontri, la fase diciamo di discussione dei temi economici, chiederemo un'altra volta il suo intervento, la tavola rotonda. Ora, rispetto al programma che vi è stato diciamo fornito, c'è una piacevole variante, nel senso che abbiamo avuto stamattina abbiamo anche la presenza del Vicepresidente della Camera di Commercio, l'ingegnere Antonio Lardi, da sempre vicino all'attività della nostra università, dal quale viene, e quindi ho subito colto l'occasione di averlo qui al banco dei relatori per portare un suo saluto. Un saluto velocissimo, perché sono ansioso di sentire sia Iaro Somalbaro, ma anche per questo del Vice Professore D'Amato, sui temi un assaggio. Grazie. Poi dice. Sintonia di tutti gli enti che operano sul territorio. Ecco, Jaroslav l'ha notato perché abbiamo messo insieme una task force composta dall'Università, dalla Camera di Commercio, dalla Provincia di Salerno, dalla Fondazione Carisal. Io credo che solo la sintonia degli enti impegnati nella cultura, nella promozione economica a vario titolo possa consentire all'Italia di presentarsi in maniera organica ed efficace sui mercati esteri, quindi credo che siamo sulla strada giusta, speriamo che altri enti che oggi non fanno parte ancora di questo tavolo possano aggregarsi e capire che la sintonia, l'armonia è fattore essenziale di sviluppo del territorio. Buon lavoro.
Sì, che? Antonio già parla, quindi lo possiamo mettere qua. Passata che l'altra. La piccola introduzione. Allora, mi sento di, diciamo, prima di cominciare questa sessione, di spendere qualche parola sulla logica, diciamo, di questo incontro e quindi su alcune delle cose che ho anche appreso guardando con grande attenzione questo documento che ho ricevuto da Romanchuk, dalla delegazione bielorussa. Ora, quali sono i temi che a me sono apparsi rilevanti, sui quali è opportuno svolgere qualche riflessione da parte mia, solo introduttiva? Innanzitutto partiamo da quello che è il dato attuale, la crisi. La crisi che vive in questo momento la Bielorussia non è un caso eccezionale, anzi, riflette delle condizioni diverse sicuramente nei diversi contesti, ma è una crisi con cui è chiamata a confrontarsi tutto il mondo, quel mondo che una volta era detto industrializzato, sviluppato, il mondo occidentale, che forse al netto del Giappone tutto conosce questa situazione di crisi con punte e modalità sicuramente differenti. Peraltro le attuali interrelazioni, penso alle diverse intese politiche, agli accordi commerciali, ai derivati finanziari, fanno sì che è chiaro che tutti si tratti di quasi talvolta un inestricabile groviglio di cause ed effetti. Le motivazioni di questa crisi certamente sono diverse nel caso della vecchia Europa e si legano, a mio giudizio, probabilmente a una non adeguata gestione del welfare, a cui nessuno vuole rinunciare, anzi quando se ne parla viene considerato quasi un argomento da incivili voler lavorare e riflettere sul welfare. E sicuramente dipende dal fatto che la spesa pubblica è quella che è stata poi il volano della crescita, ma sulla spesa poi diremo altre cose. Nel caso della Bielorussia evidentemente questo non può che discendere dal fatto che si tratta di uno Stato giovane, che solo da un ventennio si sforza di camminare sulle proprie gambe, autonome e indipendenti. Chiaramente si tratta di quindi situazioni diverse, ma i punti di contatto esistono. Quando noi riflettiamo sul fatto che l'Europa chiede a Roma privatizzazioni e liberalizzazioni per scrostare una società e un'economia palesemente imbalzite. Noi diremmo una sorta di concorrenza nel mercato, mentre il mondo chiede a Minsk privatizzazioni e liberalizzazioni quale precondizione per entrare nell'economia del XXI secolo, nell'economia attuale, una sorta, diremmo, di concorrenza per il mercato. Queste aperture, a mio giudizio, avrebbero effetti non soltanto di carattere, ovviamente, non soltanto di carattere economico, ma avrebbero un effetto propulsore nello sviluppare, finalmente, diffondere un senso civico. Nel senso che nuovi meccanismi di governance della filiera, nell'attività della produzione e distribuzione della ricchezza, farebbero dei cittadini non più, come è accaduto fino a poco tempo fa in Bielorussia, destinatari della ricchezza, ma farebbero dei cittadini dei motori della produzione della ricchezza. Ricchezza peraltro
in cui l'aspetto quantitativo è sicuramente rilevante, ma assumono sempre più importanza anche gli aspetti di natura qualitativa. Infatti, l'accento che viene posto sulla produzione non è sempre, a mio giudizio, appropriato in questo momento. Che produrre in senso tecnico, ossia aumentare la produzione per ogni unità di fattore impiegato, non è garanzia, non è certezza per poter uscire da questa situazione di crisi. Quello che bisogna fare è produrre con una maggiore qualità, maggiore efficienza, maggiore competitività, altrimenti si finisce, a mio giudizio, soltanto di produrre per il magazzino, no? Per caso delle imprese o per nelle produzioni, diciamo, di tipo statale, e con rischi poi di obsolescenza di queste produzioni, talvolta obsolescenza anche di carattere di fattori immateriali e, perché no, anche intellettuali. Quindi insisto su questo discorso degli aspetti qualitativi anche della ricchezza, questo concetto appunto di nuova visione anche di quello che deve essere la produzione del benessere, in cui lo Stato deve assumere un ruolo diverso, sempre prioritario, ma non con questa impostazione di voler indirizzare una visione culturale della società e dell'economia, ma stimolare al contrario il fatto che ogni cittadino abbia una propria visione, che possa essere liberamente espressa e praticata nel rispetto delle regole e dell'ordinamento. Di qui gli spunti contenuti nel suo programma di intervento, del programma di intervento del nostro ospite, dove viene invocata una forte attenzione alla spesa pubblica, dove viene invocata una forte attenzione alla spesa pubblica e noi diremmo nel nostro Paese anche alla qualità della spesa pubblica, che deve essere in grado di evitare di indebolire la solidità del sistema Paese nei suoi fondamentali e quindi la sua capacità di essere attrattiva per gli investitori stranieri, e soprattutto indebolire quello spirito di imprenditorialità che deve caratterizzare l'agire del privato cittadino. Con Ilardi l'altra volta si diceva, no? Il problema è che ci sono troppo pochi imprenditori, pur non essendoci nessun concorso da superare. E quindi niente contro la spesa pubblica, ma sulla qualità, sulla logica di investimento che evidentemente ci deve pure essere, insomma. I temi quindi oggetto del dibattito, che poi verranno puntualmente indicati che sono riportati in questo piano anticrisi, sono interessanti per tutti, sia per la Bielorussia, che deve sicuramente imparare a crescere e a svilupparsi tout court, sia, perché no, per l'Italia, che deve imparare a farlo in maniera diversa, più sostenibile, e comunque una visione comune, quella di porre al centro dell'economia l'uomo e le sue scelte. In questo senso io credo, da docente universitario, da rappresentante di un'istituzione quale l'università, evidentemente, che è importante quindi questo discorso di collaborazione tra i diversi paesi, sia per le possibili ricadute in termini economici, quindi viste come opportunità, sia per un discorso di interculturalità che possa essere un volano per una competizione, perché no, una collaborazione, una cooperazione su temi specifici. Grazie. Grazie al professore Tommasetti, però io penso che sarebbe più utile per tutti noi ascoltare prima, certo, l'intervento del nostro ospite straniero e dopo magari sviluppare qualche riflessione. Ladies and gentlemen, thank you very much for the honor to be here with you. Probably you will just take the mic and my voice is loud enough. Quindi, signore e signori, grazie per l'onore di avermi invitato qui oggi. It's my first time in Salerno, the first time in Italy, and it's a lovely country, and I think that it's a great pleasure to build the bridges, intellectual bridges,
that definitely will strengthen economic investment and business bridges. È la prima volta per me in Salerno, non la prima volta in Italia, un paese meraviglioso e sono sicuro che questo ci consentirà di costruire ponti intellettuali che rafforzino i nostri legami culturali e commerciali e economici. I have the privilege to talk not only about lessons that we can learn from you, a rich, prosperous Western country, but also some of the lessons that you can learn from us. Because people should learn not only by positive experience, but also by mistakes. Ho il compito oggi di parlare non solo della lezione che la Bielorussia può trarre dall'Italia, un paese ricco, prospero del mondo occidentale, ma anche la lezione che l'Italia può trarre dalla Bielorussia, perché non si deve imparare solo dagli aspetti positivi, ma anche dagli errori. Most of the things that I'm going to talk about are valid for Russia, Ukraine, many of the countries in the Central Europe. Molti degli argomenti di cui parlerò sono poi validi anche per la Russia, l'Ucraina e gran parte dei paesi dell'Europa centrale. And sometimes we call ourselves the country of rastrello. Because we keep walking on these tools, being hit in the head and keep doing this. Spesso ci definiamo il paese del rastrello perché continuiamo a camminarci sopra venendo urtati dall'asta del rastrello e quindi continuiamo a non imparare dai nostri errori. And that's not very pleasant when you are hit all the time and keep going, especially when people, businesses are hit and people who put rastrello on the ground, they are on vacation or having fun somewhere else. E non è molto piacevole continuare ad essere colpiti da questo rastrello, però andare avanti, così come le aziende che vengono colpite e le persone che sono responsabili di posizionare questi rastrelli continuano ad essere in vacanza o altrove senza preoccuparsi della situazione. This plan is based on this book, like 600 pages, which is my 10th book, but believe me that in order to write this stuff you really need to learn more. E il piano anticrisi è basato su questo libro, sono 600 pagine. Sono 600 pagine, il mio 10° libro, però credetemi, per poter capire il piano anticrisi bisogna partire da questo libro che ho l'onore di presentare oggi e che è in russo, ma three things to begin with. First, what we should revise: economic theory, institutions and individuals. Quindi tre elementi da rivedere: le teorie economiche, le istituzioni e gli esseri umani, l'elemento umano. So the crisis can be originated by these three, and the deep crisis is when you have the bad synergy of theories, institutions and individuals. La crisi può essere influenzata da questi tre fattori e la crisi più grave è quella data proprio dalla combinazione del cattivo funzionamento di questi tre elementi: istituzioni, teoria e esseri umani. I get the first crisis, the crisis of economic theory is valid both for Italy and Belarus because of the deadlock economists put the economic science in. Credo che la crisi economica sia comune in Italia come in Bielorussia per via proprio del blocco nel quale gli economisti hanno posto le teorie economiche. These are what I call economic axioms, and I don't think that we may disagree on this. Questi sono quelli che io definisco assiomi economici e credo che siamo tutti d'accordo su questi. And when you ignore these axioms, end up having bad economic policy. Ignorare questi assiomi significa ignorare proprio le politiche economiche. For example, if you have the government, what I call politicians and bureaucrats, distribute half of GDP, essentially they make decisions for people, and who is to know what is best for you, an individual. E quando si hanno politici e burocrati che distribuiscono la ricchezza del PIL, fanno delle scelte su ciò che è giusto per gli individui, ma sono gli individui stessi a sapere ciò che è giusto per loro, meglio di chiunque altro. Something that is still valid for Belarus, Russia, to a lesser degree to Ukraine,
is that in Belarus, government believes that it's a good policy to protect people, to ensure social security by regulating prices. Qualcosa che è valido per la Bielorussia, per la Russia, un po' meno per l'Ucraina, è che i governi, che i politici credono che la cosa migliore in favore degli individui sia proprio quello di proteggere gli individui, garantire sicurezza sociale, previdenza sociale, dando dei prezzi fissi, introducendo prezzi fissi. In order to fight greedy capitalists, the government keeps state property. Il governo tiene sotto controllo le proprietà statali per poter limitare il capitalismo selvaggio. So public imbalance means state, and as a result we have some basic prices which are sometimes five times higher than the world prices. Pubblico in Bielorussia significa di proprietà dello Stato e questo significa prezzi fissi che talvolta sono 5 volte più alti di quelli del resto del mondo. So it's not just about good intentions, as you know from the Bible, the road to hell was paved with good intentions. Quindi non è solo una questione di buone intenzioni, come ci insegna anche la Bibbia. That's about real actions and whether institutions, theories deliver, and you have best prices, you have competitive business, you have efficient social security. Quindi non è solo una questione di intenzioni, ma di buone prassi, di azioni, ed è appunto l'insieme di teorie, di azioni, di competitività delle aziende, di efficacia delle iniziative che si può arrivare a dei risultati. Unfortunately, when the Soviet Union collapsed, there was too little attention dedicated to economic theory debate and always concentrated on economic policy, ignoring the fundamentals. And if you ignore fundamentals, how do you know that the whole building of your national economy is on the solid ground? Quando l'Unione Sovietica è collassata, c'era troppa attenzione sulle politiche economiche più che sulle teorie economiche. Significa ignorare le basi, le fondamenta. Come si può pretendere di costruire un edificio se non si hanno fondamenta solide? That's why it's one of the I think that we should restore this debate, especially in academia and university level, in order to provide policymakers with more information why things got where we are. Ed è per questo che dobbiamo recuperare questo dibattito sulla teoria economica, soprattutto in ambienti universitari, accademici come questo, perché in questo modo garantiremo ai politici e ai decisori politici gli strumenti e le informazioni necessarie per capire anche i perché delle cose, delle circostanze. Secondly, it's about institutions and national peculiarities. E il secondo punto è quello delle istituzioni e delle peculiarità delle singole nazioni. It's a big mistake to assume that if we copy Italian, German, American institutions, they immediately be effective and work in a country like Belarus, Russia, Ukraine. L'errore più grande è quello di pensare di poter copiare il modello istituzionale della Germania, della Francia, dell'America e trasportarlo in Bielorussia o in altri paesi pensando che esso possa essere allo stesso modo efficace. It's one thing to build an economy from scratch when you have reset button on the computer, you have raise memories and habits button in the mind of the people, that's utopia. And of course, we live in a real world, not utopia, and you cannot apply the utopian tools and mode of action. Quando si costruisce un'economia da zero non si può pensare di fare come con un computer, quindi resettare e andare poi a cliccare sul bottone della memoria, delle abitudini, inculcandole nelle persone. Questa è pura utopia, noi siamo nel mondo reale, non possiamo seguire quest'utopia. So these are things that mostly are true for Russia, Ukraine and Belarus, but you see that how different your country is. For example, the European Union countries, not talking about new members, from the one that we live in. Questi sono delle peculiarità della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina. Vedrete quante differenze ci sono poi con i paesi europei, escludendo poi le nuove adesioni, i paesi di nuova adesione. That's why when
fundamental difference is how people treat the government and how people treat law. La principale differenza è come le persone considerano il governo e la legge. So according to law, well, Belarus can be a great country of opportunities or Russia, but when you try to become an investor there, when you try to do business and to operate, you suddenly discover that the reality is not on paper, the reality is in a different area. Sulla carta, secondo le leggi, la Bielorussia e la Russia potrebbero essere paesi di grande prosperità, però poi nella realtà, quando un investitore, quando si cerca di fare business in questo paese, ci si accorge che la realtà è completamente diversa. If you want to have a sophisticated system to stimulate innovation, to promote competition, to attract foreign investment, to appoint corporate leaders, you end up bureaucrats having their vested interests and doing their own policy. E quando si vogliono costruire sistemi sofisticati per promuovere l'innovazione, aumentare la concorrenza, stimolare gli investimenti stranieri, nominare dei leader, dei manager, ci si accorge, ci si imbatte nei burocrati che hanno i propri interessi, le proprie lobby. Third element is adverse Belarusian, who of course he is different. We are Europeans, we are Christians, we live in Europe at the same time. These are things that are different from what you guys are and how you behave. E poi il terzo elemento è quello della differenza proprio delle persone. Siamo bielorussi, siamo anche noi europei, siamo cristiani, però ci sono queste differenze che ho elencato che sono diverse da quello che voi siete. So, I remember when I was a kid, I thought that Brezhnev is an institution and he is there like God given. So I didn't question the power of Communist Party because that was all the time with me. When I was a kid, I was 10, 15, 12, 20, and it was like, wow, okay, do we have a right? Do we have a right to vote, to decide on something? Da quando sono piccolo ho sempre pensato che il governo comunista fosse come un dio, cioè perché era una presenza che c'è sempre stata lì indiscussa quando avevo 10 anni, 20, 30 e crescendo mi sono iniziato a chiedere, ah, quindi noi abbiamo diritti, abbiamo il diritto di voto. And when Soviet Union collapsed, we had this attitude of super respect to anybody who came from the West, Italy, America, Germany, because we thought that you are angels, gods, you know everything, and you are absolutely moral, ethical, and you cannot be wrong. E al collasso dell'Unione Europea avevamo questo senso di rispetto assoluto per chiunque venisse dal mondo occidentale, dalla Germania, dall'Italia o da qualsiasi altro paese, perché vi consideravamo come angeli, come divinità che potevano portare principi che fossero assolutamente etici, morali, che non potevate sbagliare. And as you know what happened to missionaries who carry out their quests in different countries. Likewise, when you got World Bank, IMF, people coming to Russia, Belarus, and corrupting minds of Marxist-based individuals. È un po' come i missionari che andavano nel mondo a predicare, abbiamo avuto poi la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario Internazionale venire nel nostro paese a corrompere le menti, diciamo, di persone con formazione comunista, marxista. The West had no clue how to what to do with post-Soviet area, and a very good example of that is given by Alan Greenspan in his book when he said when Soviet leadership asked him, or like all ministers of finance, governors of central banks, to advise what kind of policy to pursue. The decision was very self-explanatory. Let's set up a commission to monitor how this country is evolved.
Il mondo occidentale, quando è venuto nei paesi dell'ex Unione Sovietica, non aveva alcuna idea di come avere a che fare con noi. Il migliore esempio è quello del libro dell'economista Helen Green, che spiega che quando questi enti come la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario Internazionale, si è chiesta cosa fare nell'Unione Sovietica, la risposta è stata: ok, creiamo una commissione che monitori o supervisioni l'evoluzione e lo sviluppo della Bielorussia. And that is why we are where we are, in one set of crises, and we keep repeating them. And now, as the West accumulated too many mistakes, the West has also hit the wall. E ecco il motivo per cui ci troviamo nella situazione attuale in Bielorussia, cioè in una profonda crisi, e continuiamo a ripetere questo errore. Però c'è il mondo europeo che ha commesso abbastanza errori, anche il mondo europeo ha commesso errori e si trova nella stessa situazione, è sbattuto contro il muro. To put it in very simple language, the fundamental reasons of the crisis is that too many people for too long spend other people's money and money substitutes. E quindi in poche parole le ragioni fondamentali della crisi sono che troppe persone per troppo tempo hanno speso, hanno sperperato il denaro altrui e di sostituti del denaro, dei derivati. So again, that is why when you have government size, 20-25% of GDP, that's one thing, but when it grows to 50 and decisions and functions of the government expand, here we are not talking about robbers, gangsters, they also use other people's money. We talk about people who according to law has this right. Qui non parliamo appunto di ladri, di criminali che utilizzano il denaro altrui per propri scopi, stiamo parlando di governi che si ritrovano ad utilizzare percentuali altissime del PIL e quindi del denaro delle persone, hanno il diritto di farlo, insomma, sono legalmente autorizzate a farlo. And we are talking about money substitutions because in fact the 2008 crisis and the crisis that European Union and America are entering in is also about the changed concept of money. You have securities, you have some equity and bonds, you have no idea what kind of value they represent. E parliamo anche di derivati del denaro, perché nella crisi che l'Europa e l'America hanno vissuto a partire dal 2008 è proprio legata ad un nuovo concetto di denaro. Ci sono gli equity, ci sono le obbligazioni, i titoli, ma non si sa più qual è il valore ad essi legato. So fundamentally or philosophically too many people forgot about the true genuine meaning of the word debt, and the debt from Germany is Schulden, which used to mean guilt and mistake in the Middle Ages, and that was like immoral or it was a sin to live beyond your means and budget. Now that has become a norm, and now we are facing the consequences. Quindi la questione in poche parole è che troppe persone o i governi hanno dimenticato il vero significato della parola debito. In tedesco Schulden, è appunto la parola per debito, deriva dal termine colpa, errore. Prima nel Medioevo vivere al di là dei propri mezzi, delle proprie possibilità era un qualcosa di immorale, era un errore, una colpa. Adesso è diventata la normalità ed ecco perché ci troviamo in crisi. To make things worse, the system was blocked by this attitude too big to fail, because one thing when you have this exit strategy to keep the economy healthy, but when you have big guys, they can make mistakes on end without any responsibility, you end up in a big crisis. Il problema che ci ha in qualche modo bloccato, l'errore, è stata la scelta di quell'attitudine too big to fail, quindi essere troppo grandi, troppo potenti per poter fallire, cioè l'esistenza di grandi aziende consapevoli di essere troppo importanti per il paese perché i governi le lasciassero fallire, e di qui appunto l'errore e la situazione attuale. The quality of opportunities is not just about giving
money to big guys. That's about protecting a small business and entrepreneur from intoxication of big guys. For example, if Fiat makes mistakes, why should Salerno small businesses take responsibility and pay higher prices for gasoline, for whatever other commodities and goods? Quindi la qualità delle opportunità da offrire non è data soltanto dal dare soldi o investire nelle grandi aziende, quanto piuttosto nelle piccole. Facciamo per aiutare le piccole a prevenire l'intossicazione dovuta dalle grandi, nel senso che prendiamo l'esempio della Fiat. Per quale motivo, se la Fiat commette degli errori, allora le piccole imprese salernitane devono trovarsi a pagare, ad assumersi le responsabilità di questo e quindi pagare di più per beni di prima necessità, per benzina piuttosto che altri servizi? So, whether we would like Italy is that in Italy still the core of the economy is healthy and small and medium sized private business, while Belarus is still state economy and it is full of different pyramids and bubbles that the government created in order to benefit the people. La differenza principale tra l'Italia e la Bielorussia è che in Italia l'economia è ancora fondata sulla piccola e media impresa privata, che è ancora solida e proficua, funzionante, mentre in Bielorussia la maggior parte dell'imprenditoria è di proprietà statale e lo Stato è stato causa proprio della creazione di questa piramide di corruzione, inefficienza, bolle. And then there is a word which is from Italian origin, Ponzi schemes. Ponzi schemes were created by big businesses, by governments, and then ordinary people take responsibility for them and pay for them. What's that? What's the Ponzi, word? Ponzi, that's a name. Ponzi uh-huh. scheme, that's a scheme of building up a pyramid. Okay. I'm sorry, I just lost the la catena di Ponzi. Okay. Grazie. So that is why knowing this, analyzing the state of the economy of the world and knowing the institutions in Belarus, I designed this strategic direction of reform. E quindi sulla base di questa consapevolezza e di delle osservazioni rispetto anche all'economia, alla situazione economica mondiale, ho introdotto una direzione strategica per le riforme nel mio paese. As you do not have honest, knowledgeable individuals to run big government, as you don't know what the economy is all about, choose the concept of small government, which in my definition is about 30% of GDP. Quindi la giusta scelta da fare, a mio parere, è quello di scegliere dei piccoli governi, che vuol dire che si mantengano al di sotto del 30% del PIL di spesa pubblica. Second notion that is innovative, and I offer that for our discussion, is that we have political constitution to protect human rights and freedom in the same manner we should have kind of economic constitution or straitjacket to protect small businesses, irresponsible entrepreneurs from big corporations and monopolies and government growth. Quindi così come abbiamo avuto dal punto di vista istituzionale una costituzione politica che ha protetto i diritti umani e la democrazia, dovremmo avere una costituzione economica capace di proteggere le piccole imprese dal comportamento irresponsabile delle grandi imprese. L'idea è behind the growth and stability pact in euro area, when you are supposed to stick to budget deficit, inflation and public debt, and that's the straitjacket to keep euro safe and stable. But European Union countries just broke this agreement, and the result you have euro problem.
È un po' come l'idea del patto di stabilità che si è introdotto in Europa, è un po' come mettere una camicia di forza all'economia italiana in modo che si rispettino delle regole per non arrivare alla crisi e quindi mantenere l'inflazione a meno del 3%, i budget equilibrati, il debito pubblico, appunto questa camicia di forza però in Europa non ha funzionato e di qui la crisi. In Belarus the level of economic literacy is much, much lower. That is why, for example, 2011, we had inflation over 100% as a result of this desire of the government to spend, to stimulate demand at all costs. In Bielorussia c'è proprio un analfabetismo economico molto alto rispetto all'Italia, all'Europa, ed è per questo che nel 2011 si è arrivati ad un tasso di inflazione superiore al 100%, questo perché i governi avevano speso, hanno investito soldi a tutti i costi per aumentare la domanda e stimolare la crescita. Another innovation approach in my reform proposal is that, unlike in the beginning of the 90s, you have to carry out privatization, liberalization, alongside with social security, but means tested. Because in Belarus, for example, last year, 20% of the richest got more money from the government than 20% of the poorest. Un altro elemento innovativo della mia proposta di riforme è quello che all'inizio degli anni 90 si è introdotta la liberalizzazione e la privatizzazione, però l'idea è quella di introdurre un sistema previdenziale e di sicurezza sociale che sia in qualche modo tailor made, che sia fatto su misura, perché in Bielorussia il 20% dei ricchi ha un maggior numero di benefici, riceve molti più denari e sussidi che non la fetta povera della popolazione. So the Belarusian government, for example, spends 16% of GDP to support agriculture, and we have the volume of debts of agriculture equal to a 6-year government support, like about $13 billion debt versus $13 billion of annual production. Ok, quindi dice il governo della Bielorussia spendeva il 16% del PIL per sostenere l'agricoltura e questa spesa equivaleva ad una produzione di 6 anni di produzione agricola in Bielorussia, il che significa 13 miliardi spesi per sostenere l'agricoltura con una produzione annuale with an annual production of 13 billion molto molto più alta rispetto. That is why if I know Italian farmers are very efficient, they know how to produce, so the idea of having foreign investment is not just because we have this huge respect to the West, but you know how to do best, you know how to market, and you know how to make money and bring benefit to everybody. E gli agricoltori italiani in questo sono estremamente capaci, quindi il motivo per cui noi vogliamo investitori stranieri non è soltanto per questo nostro famoso rispetto nei confronti del mondo occidentale, ma anche perché siamo certi che gli italiani abbiano le capacità di fare bene, di come accedere i mercati, su come accedere ai mercati, come far trarre benefici e creare denaro. But if an Italian businessman invests in Belarus, he must be sure that his property is protected and his agreement on renting land or any facility will not be terminated because somebody wants to raid your business and get it. Però se un imprenditore italiano deve essere incentivato ad investire in Bielorussia, deve essere sicuro certamente che la sua proprietà sia protetta, che qualsiasi accordo legato a servizi, all'acquisto o noleggio della terra o di immobili non venga negato per il semplice capriccio di qualcuno. There are many indicators of what direction the country should take. But I took this simplistic, simplified approach just to illustrate
where we should go. There are many different indicators where we'd like to draw your attention to. Molti sono gli indicatori che possono direzionare un po' le riforme. Io ho scelto questa tabella sintetica degli indicatori sui quali voglio attrarre la vostra attenzione. Of course Italy is very prosperous, its GDP per capita is much, much bigger than that of Belarus. But the question is, does it mean that we can take Italian institutions, laws, and implement them in Belarus as they are in your country? È chiaro che l'Italia è un paese più prospero, con un PIL molto più elevato, come si vede dalla tabella, però questo non significa necessariamente che possiamo semplicemente esportare o importare in Bielorussia le istituzioni e il sistema legislativo italiano. So, let's take for example the Economic Freedom Index, which is a composite index that illustrates how much freedom you have, 183 countries in the world have. Prendiamo ad esempio l'indice di libertà economica, che è un indice composito calcolato su 183 paesi ed è appunto l'indice di libertà negli investimenti economici. And of course Belarus is one of the outsiders, one of the top bottom 20, but Italy is 92, which is pretty bad for a Western country, and that is why your institutions don't deliver on economic freedom, and you cannot copy because of the fact national peculiarity, as I mentioned earlier. Di questi 183 paesi la Bielorussia è classificata al 153esimo posto e questo c'era da aspettarselo, però l'Italia è al 92esimo posto, quindi un ricco paese occidentale che però è al 92esimo posto, il che significa che le istituzioni non investono anche nella libertà economica del paese. Likewise, property rights index, which is physical protection, intellectual property rights protection, 47th, I think it's too low for Italy. If you really want to revise and to get rid of all bad habits, essentially that's the room for improvement. E poi l'indice dei diritti di proprietà, che sono anche la proprietà intellettuale, la Bielorussia è al 117esimo posto, ma secondo me anche il 47esimo posto dell'Italia è indicativo del fatto che non si investa abbastanza in questo senso. Ease of doing business is an indicator. You see that Belarus and Italy are not that far away. Un altro indicatore è la facilità di fare business. Vedete che la Bielorussia e l'Italia non sono così lontane. Of course that is not full picture of business climate. No doubt that business climate in Italy is much better, even if this indicator is like this. But we talk about starting business, licensing, investors protection, trade legislation, taxes. You have institutions that are not perfect in your country to put it finally. Naturalmente, nonostante questo dato, è chiaro che il clima economico e della creazione di business in Italia è molto più positivo che in Bielorussia, però questo dato ci indica che comunque lo start-up di aziende, la questione dei permessi, delle licenze, la protezione degli investitori, la tassazione comunque non sono così positive in Italia e non ci sono delle istituzioni tali da garantire questi aspetti. For me, taxation system is of fundamental importance because that's how the government interacts with business on the one hand, and whether it is disciplined and responsible on the other. Per me il sistema fiscale è di un'importanza fondamentale perché è quello attraverso il quale il governo interagisce con le aziende da un lato e allo stesso tempo in qualche modo le disciplina e controlla il loro agire. Every time I go to a foreign country I ask economists, my colleagues, so if Belarus starts reforms tomorrow, would you advise us to copy your tax system? I never heard the positive answer. No way, don't do that. Ogni volta che ho l'occasione di andare all'estero chiedo ai miei colleghi, ad altri economisti, se la Bielorussia intende iniziare un percorso di riforme. Pensate che possa copiare il vostro sistema fiscale? E non ho mai sentito una risposta positiva, sempre no, assolutamente no.
That is why for Belarus I came out with another innovation, which is just three tax system. Very simple, very non-discriminatory, and it creates real equality of opportunity. È per questo che per la Bielorussia ho pensato a un innovativo sistema fiscale che sia semplice, che produca effettivi benefici e che non sia discriminatorio. Nel 1950 there was a debate at that time when French economists came up with the idea of value added tax to substitute other taxes. The world ended up having both VAT and other taxes. Nel 1950 un economista francese durante un dibattito introdusse l'IVA come tassa sostitutiva rispetto ad altre tasse. Oggi ci troviamo a pagare l'IVA ed altre tasse. So that's not about just small government and no taxes and budget deficit. That's about a different approach. When you have first to define how much money you need to ensure functioning of the government. And then how to get the best way to collect money from businesses and the taxpayers. Quindi la questione è quella di scegliere un approccio che parta dal definire quanto denaro serve per garantire il funzionamento del governo e allo stesso tempo attrarre denaro dalle imprese e dalle aziende. This is another set of indicators. Of course, Italy is top 10 in terms of environmental performance index. That is the index that was published yesterday by Yale University. You are 8th. Questa è un'altra serie di indicatori. L'Italia è ben performante per quanto riguarda la protezione ambientale. Questi sono dati pubblicati ieri dall'Università di Yale. È all'ottavo posto rispetto a... He doesn't believe it. That's not my methodology. But that's all relative to other countries. So if you have certain complaints about the way it works, you're in other countries compare. Chiaramente tutto è relativo rispetto ai paesi con i quali ci si paragona, quindi se non credete a questo dato, riproponete lo studio comparandoci con altri paesi. They do believe anyway in these figures, but corruption perception is another thing. It's not corruption volume, but perception. Belarus, Russia, Ukraine is down there, but for Italy, 69th is a very bad position. E poi c'è l'indice della percezione della corruzione, quindi non il volume ma la percezione, e la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina sono al 143esimo posto, ma l'Italia al 69esimo. And we have government effectiveness and the quality of government regulation, which is very low. 68th government effectiveness means that your government E anche l'indice dell'efficacia del governo vede l'Italia al 68esimo posto, quindi abbastanza in basso nella classifica, il che significa che il governo non è abbastanza impegnato in questo aspetto. Does not deliver, not in comparison with Belarus or Russia, because you're in a different league, but it does not deliver with your main competitors, because you are a global country, and you prosper because if you want to keep in this top league of the world. E il governo non è efficace non rispetto alla Bielorussia o agli altri paesi, ma rispetto ai top 10, diciamo, ai paesi con i quali l'Italia vuole confrontarsi right. Per rimanere. That's why when I yesterday we met business people here in Salerno, my colleague told me that it took him 10 years to approve a project. I said, well, but Russian bureaucracy is not that bad. E, ieri mi è capitato che all'incontro con gli altri imprenditori salernitani qualcuno mi ha raccontato che per avere un progetto aziendale approvato c'è stato bisogno di 10 anni e quindi io mi sono detta la burocrazia bielorussa non è poi così tremenda. So that's not about just naming or blaming people for being too right wing, too left wing, too liberal, the social democratic, that's about common sense. È una questione di senso pratico, non è una questione di persone di destra, di sinistra, liberali o di qualsiasi orientamento politico. So what Belarus should learn from Italy is the following. E questo è quello che la Bielorussia dovrebbe imparare dall'Italia. Freedom is God-given, but
what the governments do, they erode, they take it away from us by very small installments. La libertà è un dono di Dio, però quello che fanno i governi è in qualche modo privarci di questa libertà pezzettino a pezzettino, poco alla volta. It's like when you have a dictatorship, so that you know this is a bad guy, his army, and you are having problems. But when you have like this stolen moments, you don't feel that your freedom is being limited. Quando si ha la dittatura si sa chi è il senza averne percezione. Second lesson is about democracy, which we take for granted, but we are losing the focus of what it is. La seconda lezione è legata alla democrazia, che è qualcosa che stiamo dando per scontato, ma che invece dobbiamo sapere effettivamente di cosa si tratti. And the majority can act against its interest in the long term, like in Belarus. The majority wanted to go back to the Soviet past, centrally planned economy. In the short term, they are pleased because they have all everything like their pride, their ambition and vanity satisfied. But now they see that they lost competitiveness, lost time, and they've accumulated a lot of mistakes. La maggioranza può rischiare sul breve termine di agire contro a proprio danno, perché magari soddisfa i benefici, il piacere del momento, senza rendersi conto che sul lungo termine va a perdere competitività, tempo, va a commettere errori, un po' come in Bielorussia, dove appunto la maggioranza a lungo voleva ritornare al regime comunista, senza rendersi conto degli effetti negativi. Third lesson is big government corrupts people, distorts economy, and destroys the spirit of entrepreneurship. Too many people would like to be office workers, not to be entrepreneurs. Un'altra lezione è che i grandi governi corrompono le persone, distorcono l'economia, distruggendo lo spirito imprenditoriale. Cioè la questione è, tutti vogliono essere funzionari statali. Ma pochi vogliono essere imprenditori. So I follow European opinion polls quite closely, and you also will be surprised to learn how few people start business because they want to, because that's their dream. Osservando da vicino la situazione anche in Europa ci si rende conto, si resta impressionati dal fatto che veramente poche persone iniziano un'attività imprenditoriale perché lo vogliono fare, perché è il loro sogno. That's about culture, attitude and public like gratitude. So to be, it was cool to be an entrepreneur like a long time ago. Now why should I like risk anything if I could be a public employee or work for a big corporation? That's different. È un po' l'attitudine, una forma mentis. Prima era cool, era alla moda essere un imprenditore. Oggi ci si chiede perché devo rischiare piuttosto che avere il posto fisso, la garanzia del pubblico. Another important lesson is about civil society and free media. Something that you take for granted. Well, probably you were different in terms of Rai Uno and Sky News and in Italy and Berlusconi pub media empire, but still that you have free entrance. E un'altra cosa che si dà per scontato è quello della società civile e la stampa libera, i media liberi. Qualcosa che si dà per scontato forse non del tutto in Italia, dove c'è la presenza della RAI e Sky Media, il grande impero di Berlusconi. But the very attractive Western idea of public television ends up in oligarchs controlling media and imposing its view on the population of the country. E l'idea così attraente della stampa libera, dei media liberi del mondo occidentale, si sono trasformati invece in un'oligarchia con poche persone che impongono le proprie idee attraverso i media. That is why I stand up for full privatization of media and keeping competition, because otherwise public television will be corrupted and will be used by politicians against its own competitors.
Per questo io sono assolutamente, mi batto assolutamente a favore per la, della privatizzazione dei media, perché altrimenti, della privatizzazione dei media però con una concorrenza leale al loro interno, perché altrimenti la, la televisione statale andrebbe a diventare assolutamente corrotta. Another important lesson is globalization is given. You cannot stop it, you cannot avoid it, you must take it or the whole thing will run over you and you will be in a different league. E un'altra lezione è che la globalizzazione è un dato di fatto, è lì, la, la si deve accettare così com'è e si deve andare di pari passo, perché altrimenti si viene travolti. China is a very good example. E la Cina è un buon esempio di questo. What teaching they should learn from Belarus, which is very important also for your policymakers and you. E qual è la lezione che l'Italia deve imparare dalla Bielorussia, che è qualcosa di importante per voi e per i, i nostri politici? Very many economists in Europe still believe that we should give more power to sophisticated, omniscient politicians and let them run the crisis. Molti economisti in Europa ancora credono che bisogna dare molto più potere a dei, a dei politici sofisticati e onniscienti. If you want to prove that this doesn't work, send economists and students of economy to Belarus to see the flaws and faults of central planned economy. Se volete dimostrare loro che questa non è la scelta giusta da fare, mandate economisti, studenti in Bielorussia a vedere quali sono gli effetti negativi della, dell'economia centralizzata nelle mani del governo. Like the best way for our pensioners to understand what the West is to send like 1,000 of them to supermarkets in the Western countries and see what prices are, what choices are and how people live. Il, così come il miglior modo per far capire ai pensionati del nostro paese è quello di mandare 1,000 pensionati in un supermercato europeo a vedere quali sono i prezzi, qual è la, la, la scelta, la varietà di prodotto. When you retire, my mother is a pensioner. When she retired, she worked 43 years in one place, and one, her pension right now is less than 100 euros. Mia madre è pensionata, ha lavorato 43 anni nel, nello stesso posto e adesso la sua, oggi la sua pensione è di meno, meno di 100 euro. That's the pay as you go central state system. E questo è il risultato del sistema centralizzato. It delivers poverty. Che il risultato è la povertà. Second point is computers cannot empower policymakers with a single vision of what to be done in the future. The world is so fast that you cannot say what businesses will be profitable even within 1-2 years, to say nothing about like 5 or 10 years perspective. Un altro punto è che i computer non possono rendere i politici in grado di dire quali sono le, diciamo, le attività economiche, i settori di business proficui per il futuro. Perché l'economia, sorry, l'economia va così veloce che è difficile da prevedere. Before becoming a theoretical economist analyst, I was in business in Belarus in my country. Prima di diventare un economista, un teorico dell'economia, io ero un imprenditore, sono stato un imprenditore. When you try to implement the knowledge of theoretical economists, you should understand how it works. Otherwise, you theorize and you live in a different world from the real one. Perché il passo precedente all'applicazione della alla teorizzazione dell'economia è proprio quello di conoscere concretamente come, come funziona, perché altrimenti si parla appunto di mera teoria. The West, as we know it today, is not free market and capitalist. So capitalism is not to blame for crisis as we know it today. Il mondo occidentale oggi, per come lo conosciamo, non è libero mercato e capitalismo, quindi non è il capitalismo a dover essere accusato della crisi attuale. Living on debt and printing money are not good solutions. Non è una soluzione quella di vivere nel debito e quindi continuare a stampare denaro che resta vuoto. Finally, people value more goods and services if they at least pay something, because free services, public services, are free for them but not for free for taxpayers.
le persone iniziano a valutare, dare maggiore valore ai beni e ai servizi se pagano anche un po' per questi, perché i servizi gratuiti diventano poi scontati in qualche modo e poi sono gratuiti per i cittadini, ma non lo sono per i cittadini in quanto persone che pagano le tasse, in quanto contribuenti. I'd rather take the example and experience of Singapore that combines free or public money for individuals plus money from that they pay from their pockets. E quindi diciamo un sistema che potrebbe essere seguito ad esempio potrebbe essere quello di Singapore, dove si combinano il denaro pubblico investito per i singoli cittadini con il denaro che essi stessi investono e che i privati investono. That's it. Thank you for your attention. Looking forward to the questions. Questo è tutto, grazie dell'attenzione. Bene, abbiamo ascoltato con molta attenzione e anche curiosità l'intervento del nostro ospite. Adesso con il professore D'Amato, il professore Lo Cicero e il professore Tommasetti, magari coinvolgendo di nuovo anche il nostro interlocutore, cerchiamo di fare un ragionamento che ci riporta a capire più che altro che cosa, quale lezione viene fuori dalle cose che ci sono state dette, ma anche quali possono essere i punti di contatto. Ieri, per esempio, preparandomi a venire qua stamattina, avevo analizzato la composizione del PIL della provincia di Salerno, perché spesso con gli interlocutori della Camera di Commercio, con gli amici, con il Presidente Cantarella e il Vicepresidente Ilardi, avevamo sempre parlato di una strategicità dell'internazionalizzazione per le imprese, quindi mi sono andato a vedere un po' quali potevano essere i punti di contatto, le interfacce, no? Certamente uno dei punti di contatto poteva essere la grande affinità dal punto di vista della filiera della produzione dell'agroalimentare. Per esempio in provincia di Salerno noi abbiamo l'agricoltura che conferisce il 4,4% del PIL, che è superiore alla media regionale, però è anche meridionale. Però adesso le cose che ci sono state dette ci danno un quadro complesso, articolato, probabilmente ci viene data anche una visione per molti aspetti critica della realtà bielorussa. Quindi lo chiedo prima al professore Lo Cicero, perché ho sentito alcuni suoi commenti durante la relazione. Professore, ma che idea ci siamo riusciti a fare? Cioè, quale possono essere i contesti dinamici, positivi per degli interscambi, per dei processi di internazionalizzazione? Penso che ci sono. Posso andare da quell'altro lato, perché ci avevo due Wow, qua dentro. Fresca. Esatto, grazie. Abbassa sta cosa. Sì, sì, no, chi sei uguale al mio. Un attimo solo. No, la cosa che diciamo, mi ha molto colpito, diciamo, è che in effetti c'è una certa somiglianza, non con l'Italia, ma col Mezzogiorno. Perché, per esempio, il reddito pro capite è di poco inferiore a quello del Mezzogiorno. $15,000 sono $15,000 PPP, esatto, in parità di potere d'acquisto è $15,000. Nel Mezzogiorno sarà 16,5. Non è, diciamo, una cosa, diciamo, così diversa. E nel Mezzogiorno c'è un problema di big government, cioè troppa spesa pubblica rispetto, diciamo, alla spesa privata, quindi non è così diverso dal Mezzogiorno, diciamo. È abbastanza comparabile, diciamo, il ragionamento. Volevo
farvi vedere però un attimo solo che becco dove è finito il mio coso qua dentro. Computer, eccolo qua. Dove andà? Salerno, Bielorussia. Il ragionamento che volevo farvi, diciamo così, così poi dopo, è diciamo, un ragionamento che lo faccio per pezzi, non vi preoccupate, nel senso che mi sono preoccupato della sua faccia che voleva fare una cosa più dialogata. Adesso faccio un piccolo, no, faccio un piccolo pezzo, poi dopo abbiamo diciamo, la possibilità di guardarlo. Volevo farvi vedere una questione che è abbastanza interessante. Questa è l'abstract del Financial Outlook del Fondo Monetario Internazionale di ieri. Diciamo. E, diciamo, il problema, dicono al Fondo Monetario, per l'Europa, è che noi abbiamo diciamo, dei rischi sottostanti in Europa, molto pericolosi, che hanno generato una depressione nella seconda metà del 2011 e quindi l'Europa è peggio degli Stati Uniti in questo momento nel percorso di uscita dalla crisi e questi rischi sono più larghi in Italia che in Europa. Allora ti faccio vedere, questo lo vediamo dopo, ma vediamo subito questo problema. Questo problema è che diciamo, i paesi che tirano in questo momento la crescita del mondo, tra questi paesi c'è certamente la Russia, diciamo, che, vedi, mentre invece i paesi avanzati sono molto lenti. L'Europa è più lenta, l'Italia è più lenta ancora e l'Italia c'ha un problema in più. C'ha un deficit di bilancia corrente dei pagamenti, non perché non esporta, ma perché ha troppe importazioni rigide. Noi importiamo prodotti agroalimentari ed energia e la nostra capacità di vendere all'estero non riesce a coprire l'importazione. Quindi, ad esempio, una partnership sulle imprese agricole, sulla capacità di trasformare prodotti agricoli, potrebbe essere interessante, però, come l'ha detta lui, non tanto andando a vendere prodotti agricoli là, ma lui ci ha chiesto di avere un supporto per costruire un tessuto di imprenditori e di imprese agricole in Bielorussia. E quindi l'Italia che dovrebbe fare? Esportare capacità imprenditoriale e quindi poi ottenere le revenues di questa esportazione, perché là si creerebbero imprese miste, ma si può creare un'impresa mista in Bielorussia? Questa è la domanda. With private equity from Italian people and not only from Belarusian people. Yes, if you want to. Of course, that's possible, and there are many Italian businesses in Belarus, and that's about the rules of entering the market. Sì, assolutamente è possibile creare un'impresa mista, ci sono diverse aziende italiane in Bielorussia, è una questione di regole di accesso al mercato. We are in the unique position today because as of February 1st, Belarus became a part of the customs union with Russia and Kazakhstan, which is about to break barriers for trade in the area of over 150 million consumers.
Noi ci troviamo in una posizione strategica al momento perché a partire dal 1 febbraio la Bielorussia è entrata nell'unione doganale con la Russia e l'Azerbaigian, che è un Russia e Kazakhstan. Kazakhstan, scusate, che è appunto quello proprio di abbattere le barriere doganali e di mercato su un territorio vastissimo. We have a free trade agreement between Belarus and Italy, and that's another very powerful tool to use for Italian companies. E un altro strumento importante per le aziende italiane sarebbe quello degli accordi di libero scambio fra l'Italia e la Bielorussia che esistono. In addition, what our government also is like very protectionist, but if you have import from Italy, but you add value in Belarus, and that is the product that according to WTO rules can be qualified as Belarusian, this is the way to proceed. Quindi il modo per procedere è quello di dimostrare, di creare valore aggiunto in Bielorussia, e questo secondo le regole dell'OMC è il modo per procedere, per accedere. Questo è corretto, ma si può poi una parte dei profitti maturati in Bielorussia riportarli in Italia o dobbiamo reinvestirli in Bielorussia? What you say is true, but is it possible then to to export to Italy a part of the revenues made in Belarus, or is it absolutely necessary to reinvest? Last year we had some restrictions because of devaluation. We had about 300% devaluation because of the problem, as you indicated, with balance of payment, with the very big volume of import, and with rigidity of the exchange rate. La risposta è assolutamente sì, l'anno scorso sì, c'erano state delle... Diciamo, adesso volevo farvi vedere, diciamo, una cartina geografica. Wanted to show you this map? Volevo farvi vedere con un paio di cartine geografiche una questione, come dire, di carattere, quella era di carattere giuridico che ho posto prima. Adesso c'è una questione invece di geopolitica, che è una questione molto interessante. Perché la premessa poi per fare affari insieme, se non c'è una condizione geopolitica non riusciamo, diciamo, a fare affari insieme. Questa è una mappa elaborata da ESPON, che è un organismo dell'Unione Europea, e guarda ovviamente dentro i 28 paesi che aderiscono all'Unione, però noi sappiamo benissimo che in quella zona bianca che sta dove finiscono i pallini c'è proprio la Bielorussia, perché è proprio vicina alla Polonia, vicina all'Ucraina. Esatto. Ora, la cosa interessante che volevo sottoporre al nostro ospite è questa qua. Questo disegno è un disegno che sempre fatto da questi signori di ESPON, che sono una struttura di ricerca e di mapping geografico dell'Unione Europea. Loro sostengono che la parte più interessante dell'Europa è questo scudo grigio. C'hai quel coso? Cos'è? Come si preme qua? Che devo premere? Quando lui faceva what is the button? Thank you very much. Voilà. Hey. Ecco qua. Allora, this is what European people named this the Pentagon, and Pentagon is between London, on the otherwise more or less Frankfurt, and then Milan in the south metropolitan area for Europe. This is the name that we so we are next south metropolitan area, very far from south metropolitan area, but questo grande scudo e coincide, diciamo, con quello che loro chiamano la metropoli baltica, che è l'insieme delle città che si affacciano sul Mar Baltico. Minsk è giusto in seconda fila rispetto a quelle città, cioè Minsk sta dietro quelle città che si affacciano sul Baltico, diciamo, se, diciamo, e sta sempre nella zona che non si vede perché l'Europa non considera, diciamo, l'Unione Europea non include ancora la Bielorussia. La mia opinione è che c'è una possibilità geopolitica forte, e che le informazioni che lui ci dà rendono ancora più forte, perché
perché lui ci ha spiegato che Bielorussia è sia, diciamo, in un accordo con alcuni paesi, diciamo, sia in un accordo diretto con l'Italia, che sta invece dentro il sistema dell'Unione Europea. Qual è, diciamo, l'opportunità? Noi abbiamo visto che l'Europa è lenta, che l'Italia è più lenta dell'Europa e che la Russia invece è uno dei paesi che sta crescendo. Allora, se la Russia si collegasse in qualche modo con la Germania e i paesi che sono intorno alla Germania on the east side, diciamo, tra loro e tra la Germania e loro ci sono Polonia, Ucraina o cose di questo genere, diciamo, se, diciamo, questo collegamento avvenisse, noi creeremmo una struttura molto forte, diciamo, di relazione tra l'East Europe, inside European Europe Union, e, diciamo, la Bielorussia sarebbe proprio sulla linea di questo East Europe, perché la Bielorussia, diciamo, è vicina al Baltico ed è vicina a Polonia ed Ucraina, quindi sta esattamente nella relazione con. Questa cosa è divertente perché l'ha detta, diciamo, un poeta una volta, che è Paul Valéry. Paul Valéry disse che l'Europa o diventa una penisola dell'Asia o diventa, diciamo, lo spirito del mondo. Ovviamente per Paul Valéry la penisola dell'Asia era la condizione peggiore, se era solo una penisola dell'Asia non serviva a niente. Però considerando che l'Unione, considerando che la Russia ha circa, se io mi ricordo bene, 120 milioni di abitanti. 40, yeah. But 100 are on the west, before Ural Mountains. E quindi per certi versi la Russia è un po', diciamo, la penisola europea dell'Asia. Se questa, la Russia è la penisola europea dell'Asia, se la Russia e, diciamo, per conseguenza il mondo baltico e il mondo della East Europe, Polonia e, diciamo, in futuro anche Ucraina, fossero un'unica area, diciamo, di relazioni e di scambio, e se l'Italia as an octopus, come un polipo, potesse mettere un tentacolo, visto che l'Italia ha un rapporto diretto con Bielorussia, forse questo forse potrebbe essere una buona soluzione per creare un sistema di scambi. Yeah. Interesting observation. Osservazione molto interessante, solo che ricordo un film molto famoso in Russia, era proprio questo. Sì, la Bioca, era quello della mafia. Era proprio sulla mafia. Io pensavo una cosa invece. Questo termine. No, no, infatti, ho usato questo termine perché volevo mostrare che c'è un salto da parte. Se loro si collegano con l'Ucraina, allora la Bioca è un film italiano. Huntington, another geopolitician, good at designing different schemes and essentially dividing the world. The reality is as follows. There is Kremlin and Putin. And they want to restore all power within all borders. If you ask anybody in the Kremlin administration whether they consider Belarus or Ukraine as a independent state, the question would be no. And they are extremely active in Baltic states by essentially exercising power through gas, energy policy, trade policy. Molto attivi nel mondo baltico, esercitando il proprio potere attraverso.
they don't need state food there, but they have all the influence of politics, policy making, and right now in Latvia, for example, you can easily become a Latvian citizen by buying a special. E quindi in questo modo esercitano, diciamo, solo non avendo proprie istituzioni in questi paesi, esercitano il loro potere. Per esempio anche la possibilità di comprare il nostro posto di guano e di esercitare un'attività in questi paesi. At the same time, as I talked to the European politicians that speak to the Brussels and Berlin, experts state that they don't remember the time when the Russian influence was certainly in Europe, among politicians. In the situation when the European Union is inside its own big problem, America is also taking care of itself, and Middle East and China are taking care of themselves, it's the best time for the Kremlin to go on expanding. That's right. So when you go to Berlin, they say, well, we need to have one body that gives one license, and once we enter the market of Russia, either Belarus or Kazakhstan, we are approved to operate there. Strategy of the Kremlin and Belarus is to take over major energy infrastructure, to take major assets like oil refineries, fertilizer plant, railroads, energy sector, because they used to be integrated into the Russian system. Good, good. But the thing is that Alexander Lukashenko, President of Belarus, he keeps sovereignty and he does not want anybody let in with any capital, and big capital, I mean. Quello che fa Lukashenko in Bielorussia è quello di mantenere la sovranità, quindi il controllo di tutto, impedendo a chiunque di entrare con grandi capitali nel paese. So what Italy can do right now is to make the best use of this free trade area or customs union, because once you are in Belarus, you can trade freely in Russia without any legal obstacles. E quindi quello che l'Italia può fare in questo momento è trarre maggiori benefici da quest'area di libero scambio e dall'unione doganale, perché una volta in Bielorussia si può poi liberamente avere scambi con la Russia, evitando gli ostacoli. And the Kremlin is taking very big efforts to get Ukraine on board. To get Ukraine? Yeah, on board, like in the project of customs union. Il Cremlino si sta impegnando molto per coinvolgere l'Ucraina anche in questo progetto. So it wants to have Ukraine, Belarus, Russia and Kazakhstan in one customs union when European Union doesn't have a comprehensive policy toward Ukraine. E quindi una volta avuta questa unione doganale che coinvolge anche gli altri paesi, l'Ucraina, la Russia, eccetera, allora l'Italia potrà, diciamo, trarre benefici. And it's non not un sistema, and it's not just about political and diplomatic efforts. Russian money is very, very visible in all Ukrainian political campaigns. And the forthcoming parliamentary elections in October 2012 are very important, because if Russia plays its part
and usually the weapon is $400 gas. For Belarus, it's 165. For example, for Poland, it's even like the same manner, but for Ukraine, it's probably 2.5 times more expensive. So if Ukraine says, we sign in, then the next stage will be to take over energy infrastructure and to control political parties that make decisions in favor of Russia. Dunque non è solo una questione di diplomazia o di politica, ma è proprio in termini concreti l'influenza anche dell'Ucraina con le prossime elezioni del 2012, a seguito delle quali l'Ucraina riuscirà ad avere una maggiore influenza proprio su tutte quelle che sono le politiche energetiche e sugli investimenti nelle infrastrutture. You cannot enter this game unless you are a billionaire. Solo i miliardari possono riuscire a entrare in questo sistema. That is why if you are not somebody with a lot of money or political power, you cannot go to Putin and say, well, I have a deal with you. Quindi se non si è un miliardario, una persona con veramente ingenti capitali, non si può andare da Putin e proporre un affare, un accordo. Your energy companies can do it, but you know who owns them. Lo possono fare le compagnie energetiche. Salerno business and Belarusian business, we are in different scale, different fragment of the economy. Le aziende salernitane e quelle bielorusse si trovano sicuramente in una situazione economica, settori economici differenti. Which Putin and the Kremlin, they don't consider to be geopolitically important. Who? Putin and the Kremlin, uh-huh. They do not consider this kind of business geopolitically important. Sì, che il Cremlino e Putin non considerano importante dal punto di vista geopolitico questo tipo di osservazioni. And that's our chance, because they take care of this and we don't know what the outcome will be, but when we step in and fill out the market of Belarus, Russia and Kazakhstan and in the prospect Ukraine with good high quality products, Italian know-how, Italian knowledge how to do business and Belarusian entrepreneurs and infrastructure, this is a very good strategic vision of the development. E questa è la nostra opportunità, cioè se riusciamo a riempire, quindi esportare in quest'area i prodotti italiani, l'alta qualità, il know-how, le capacità italiane, avremo sicuramente un successo strategico. Questa è la strada strategica da seguire. Final point is that Lukashenko is interested in balancing Russian interest in Belarus by Western money. E Lukashenko è interessato a bilanciare il denaro russo in Bielorussia con investitori italiano and European, yeah. Marcello. Se tu consideri un bene o un male questo punto per cui gli asset che adesso sono in mano pubblica in Bielorussia vengono messi sul mercato e praticamente acquistati piano piano da Putin, per semplificare, cioè and this takes me to the second question. I mercati non sono anonimi. Many of the markets, this one in particular, this is not in your postulates. So, quindi vedo una specie di discrasia tra i postulati che hai elencato all'inizio. E il punto dove la discussione viene immediatamente portata nel momento in cui you privatize the economy, who buys the thing, and the thing, that person has name, second name,
the company behind. So it's not anonymous markets. It's not competition, it's something else. That part, because I have to say, I'm not an expert of Belarus, but I read very carefully your program. There is a founding pillar which is missing there, which is exactly this. There are some important markets that are not anonymous, and they have to deal with it through politics. How you deal with it in the program? La domanda che poi più che altro è un'integrazione di quello che diceva lui prima. Io non dicevo che noi dobbiamo andare da Putin a chiedergli il permesso, però Putin, aspetta, te lo dico rapidamente così poi glielo puoi dare. Putin è certamente interessato, come la Merkel, a dare energia contro tecnologia, cioè quei due sono due compari, quindi diciamo, e stanno su un certo livello. Lui ha ricordato che in Ucraina passa il gasdotto, diciamo, tutto diciamo, sta funzionando in questo modo. Noi però, io non penso che dobbiamo andare a chiedere a Putin, la mia domanda è: ma quanto la Bielorussia è autonoma da Putin per poter fare politiche di free trade, diciamo, libere? Punto di domanda. Aspetta, scusa, seconda cosa che può essere utile per lui: l'Italia ha una presenza molto importante nella Polonia meridionale, nella regione di Rzeszów, diciamo, dove ci sta poi Wanchut che confina con l'Ucraina. Allora l'Italia c'è in Polonia, ci sono imprenditori italiani, c'è una cooperazione tra governo italiano e governo polacco. Se diciamo, si potesse lavorare tra Polonia, Bielorussia e paesi baltici in maniera tale che non diciamo da chiedere il permesso a Putin, sennò poi Putin diventa l'imperatore di tutte le Russie, diciamo, come era lo zar, diciamo, se invece si potesse lavorare in questo triangolo, allora ha ragione lui, si potrebbe creare un'economia più integrata con l'Italia e con la Polonia, e per questa strada diciamo poi consentire diciamo, un allargamento. No, non pensavo a una cosa così gerarchica, che dovevamo andare da Putin a chiedere il permesso di fare qualcosa. In giving energy in exchange of technologies, so to this exchange of energy and technologies, you also underlined that gas ducts go through Ukraine, and so this could be the area. So the question was, how independent is Belarus in this sense? And another observation was that Italy has a strong business presence in the south of Poland, so maybe we could work on expanding this area, connecting to Baltic countries and Belarus and Poland, and in this sense we could create what you suggested, so a big economy in the area. Le due banche più importanti in Italia, Banca Intesa e Unicredit, hanno diciamo, presenze significative nel sistema bancario del nord. And also the two most important banks, the biggest banks in Italy, Banca Intesa and Unicredit, have a presence also in Poland, in the southern area of Poland. Let me first touch upon the asset issue and the privatization, which is very important. Of course, privatization is about names of companies and individuals, no doubt about it. Chiaramente la privatizzazione è qualcosa legata a nomi, aziende private, individui. For example, we had some privatization deals where with European business, namely Austrians, that were, in my estimate, very corrupt. Abbiamo avuto degli accordi di privatizzazione, ad esempio in Europa, con aziende austriache che dal mio punto di vista erano molto corrotte. That's about telecom business in the first place. In particolare con affari legati alla telecomunicazione. Talk about privatization, for example, 20 Belarusian companies which are worth over $1 billion. The whole negotiations are done by
Alexander Lukashenko and his close allies personally. Ad esempio, 20, c'è stato un accordo di 20 aziende bielorusse con un valore totale di superiore a $1 miliardo, e l'accordo è stato fatto esclusivamente da Lukashenko e il suo braccio destro. So no matter what legislation is, but even if you auction it on the free market, that would be the same. Yeah, well, because the way in which you design the auction. No, that's another. That's what I'm driving at. So the point is, why it's not in your posture? Well, it's the thing is that it's not that Lukashenko would like to sell out everything to Russia, to the Kremlin structures. It wants to balance and to create other centers of property and economic power. La questione non è che Lukashenko voglia vendere tutto a Putin, alla Russia, ma quella di creare in qualche modo bilanciare e trovare anche dei nuovi sbocchi per proprietà statali. When I ran for president, I offered a privatization law that is specifically targets the question you asked. E quando era candidato presidente ha proprio proposto una legge sulla privatizzazione che si lega esattamente a quello che lei diceva. So, at present we cannot influence these kind of deals because, and Lukashenko doesn't want to sell because he is afraid of losing power, political power, not economic power. Al momento non possiamo andare in questa direzione perché Lukashenko non accetta di vendere perché teme di perdere potere politico, non economico. My idea is to design privatization law of these big assets in the way that you have transnational holdings or corporations where ownership of Belarus is jointly with ownership of Russian companies and interested European companies if they are would like to buy, to be part of the equity portfolio. Quindi la mia idea per trarre vantaggio da questi grandi... Is there an equilibrium between the European Union and... No, for example, let me... there is some equilibrium because who is Putin's advisor on gas policy in Germany, in Europe? Mr. Schroeder. So, who is very close and promotes Putin interest in Italy? Ex-Prime Minister of Italy. So he's got very, very influential politicians around. And when I'm talking about equilibrium between the interest, I'm talking about certain companies, German companies, Polish companies, Italian companies, that may be interested in, for example, like 15-20% share of major energy business in Belarus, with, for example, 25% of ownership of Belarus, to have theoretical potential to block any hostile deals and mismanagement. Quando parlo quindi di equilibrio con l'Europa sono aziende europee, tedesche, polacche che possono avere interesse in aziende, non so, del settore energetico con un 50% di proprietà Bielorussia, e le aziende europee potrebbero essere interessate a delle quote all'interno e dall'interno in qualche modo bloccare quello che è diciamo la gli accordi scorretti o l'eccessivo controllo da parte della Belarus. But for me, the situation when Belarus is the only country in Europe where 80% of the assets are owned by the state, including retail, shops, hairdressers, that's stupid. Well, that I completely agree. Yeah, that's the point. I agree, so, but the point is that at least from the financial point of view, as far as I understand it, relies exactly. Funding social security, you need privatization. So the not is, not no, wait, wait a minute. It's no. Let me finish because I got your point. That's not before I speak. No, because you said that we have problems with funding current commitments. No, like it's a big important building block or the whole problem. So if you start, this is a very pragmatic answer to what I consider a market failure. So basically, there is no market for national assets. Sorry for that, but you cannot sell it on the market like a yogurt. What, you mean these assets? The assets. That's what, and your reply is a very pragmatic reply to what is a market failure, what I consider as a market failure. You don't like the word, I'm pushing this all the way. Yeah, I understand this, but you have a pragmatic
answer to what is, what else? What else is it? Is it a market failure or not? So we share the postulate at least. Is it a market failure or not, the fact that you have to privatize under that constraint? Before having a failure, you should have market. So that's why you haven't talked about market failure in the situation of state. No, come on, come on, come on. I'm talking about technical. No left, no right. It's technically speaking. Is it a market failure or not, the fact that you have to bargain with people from Germany, from Russia, from Italy, from... Is it or not? Then we discuss. Sì, sì, ma penso che si capisce. Penso che si capisce. Is it a market failure or not? No way. It's not a market failure. Period. Because if you sell technology from Salerno, you have to negotiate about it. If you want to sell energy assets to 5-10 bidders, what kind of market failures are you talking about? First, you should have market. I agree, but one thing is to have market fundamentals. One thing is to have market fundamentalism, which is something very different. Wait a second. Wait a second. Reforms in Russia, Poland, Ukraine, and that world would be like whole, as you call it, market failure. There is no reason for the government to own grocery stores, that I completely agree, but there is no free market for selling state assets. That's a problem in Italy too, something that if you saw, we would like to learn, because we have to privatize maybe local public utilities, and it's a huge part of the assets. So if you guess it right in Belarus, we will copy you. The point is that there is no market there, because everybody knows the names of who is going to buy. Only few people can make the offer. Market, it's a monopoly. It's a So if you start, you know very well from theory that the it's not clear that the ownership structure matters. The point is how you perform in the market. And if the market is enough competitive or not. Now, if you take for granted that every market is competitive, we disagree. And if you would, and this is what you seem to do from your postulate, when you go to the pragmatic answer, to the policy answer, you say, okay, no, not every market is competitive, so let me write down how privatization should be done according to criteria which not follow market logic. Because I have to design the auction. I have to design the So it has nothing to do with market. But let me So it's another allocation mechanism. Technically speaking, it's a different allocation mechanism. And you have to take into account of that. Why don't you take into account of that when you talk about social security reform, labor market reforms, whatever? I'm completely sympathetic with privatization of assets that the state has clearly nothing to do with. But when you talk about 3% inflation, whatever, no matter what, something not even Ben Bernanke is considering. This is Milton Friedman in the 1970s. No, it's just business as usual. Wait. The whole profession in Europe is challenging the ECB for the single mandate, and you write in the program that you want a single mandate, you want to build Western institution. Let's discuss about Western institutions. If you want to privatize and you get it right, I'll copy you. Okay, but then if we discuss about market institutions, we know what market institutions are. So we may have been angels coming in the 90s knowing everything about markets. I don't know. What we know now is that, and we knew before, maybe, I don't know who came to visit you at the time. Exactly. Just an example. Why do you want to have a means-tested program like that, scale down, pay as you go, a statement like pay as you go, Social Security delivers poverty. Think about what happened. Think what happened in the U.S. In the same thing.
No, just Feldstein said that late 90s, and then when the stock market went down, he said, sorry, I was wrong. Peter Diamond was right. And Peter Diamond was never pushing means testing. Means testing is important, but it's something else. It's just risk diversification. And you need to have a public pillar. So that's a base for discussion about what market institutions are. Not the postulates, because there are some missing postulates there. That's my view. Let me reiterate the response. First, noi abbiamo in effetti un problema di politica economica, non di economia politica, lui l'ha detto nel suo speech iniziale. Not only economics, but only economic policy we need to analyze. No. Allora, diciamo, quando parliamo di politica economica, dobbiamo parlare di tre cose. La prima è il mercato, free trade, competition and contracts. La seconda è private hierarchies. E la terza è big government, public hierarchies. Nella politica economica contano tutte e tre. Io devo lavorare col mercato e con le gerarchie. Non è mercato o gerarchie. Mercato o gerarchie è, facciamo, ideology, no, è ideologia. Se invece è mercato e gerarchie, io ho due problemi, che diceva prima anche il professore. Nel caso del mercato ho un problema di hidden information, cioè un'informazione nascosta, e questo è un market failure, cioè il signore che negozia al posto di un altro. Ma nelle gerarchie c'è un altro problema molto più complicato, che è l'hidden action. L'hidden action generate moral hazard, opportunismo in italiano. Cioè io che comando faccio come mi pare a me e ottengo un beneficio privato, non un beneficio pubblico. Invece nel contratto la simmetria informativa, l'hidden information, genera un adverse selection, si compra a prezzi sbagliati, anche nel mercato si compra a prezzi sbagliati. Nella hidden information, nel mercato, io conosco una cosa, l'altro conosce un'altra cosa. Mentre il problema della gerarchia è l'azzardo morale, il moral hazard, l'opportunismo in italiano, nel caso del mercato il problema è la adverse selection. Io compro male, o compro a un prezzo troppo basso o compro a un prezzo troppo alto, ma comunque una delle due parti vince e l'altra perde. Allora, diciamo, dobbiamo cercare, probabilmente questo cercava di dire anche lui, dobbiamo cercare di costruire una politica economica dove sappiamo che il governo deve avere una giacchetta stretta, come dice lui. Sappiamo che ci vuole un antitrust che taglia un po' le unghie agli abusi di posizione dominante, cioè alle private hierarchies, e sappiamo che ci vuole un po' di free trade e competition, cioè. Però dobbiamo vivere con tre elefanti sulla barca, perché se no non ce la facciamo. Esatto, dobbiamo tenere i tre elefanti sulla barca, perché sennò non ce la facciamo. Ok, no, diciamo, in questo senso è, diciamo, credo anche I think we need a big course of economic discussion here to clarify all these issues. That's a theoretical debate about economic theory, which is right and which is wrong, and I think that the best way to validate this or that point is to see the results this or that set of policy and economic theories deliver.
And now I'm writing, my next book will be on theory and practice of government failure. I think that's something that is totally missing from the theoretical discussion. We talk about theoretical point of market failures in the situation. Let me make my point. You talk about market failures in the situation when there are no markets, no private entities, no mechanisms, no institution. I think that's a big theoretical mistake to reason this kind of privatization on the assumption that markets fail because you have to sell some assets. And you, again, that's scientifically incorrect to put some assets and goods in the category of, oh, the government has nothing to do with them, and other assets, oh, this is what government should do based on the assumption, well, that's strategically important, that's important for the... Let me make my point and then we'll discuss. In the beginning of the 90s, the state should get involved in any deal by definition because there were no private entities independent of the state. That is why you should have a law, privatization law, because there is no other way to legitimize property in any sector, in any form. Russians, with the help of IMF and Western advisors, decided the following scheme of privatization. No matter what mechanisms of privatization are, the better we privatize, the sooner we privatize, the better. Then that's why you, if you are Chubais, Abramovich, Berezovsky, you can buy one for $1, and you know that in 1 year it will be $1 billion. That's what happened because of this very simple economic policy approach. In Belarus, we are the latecomers. We are the last country which is on the edge of mass privatization. And we should take into account practices of both Russia and Ukraine, which ended up in forming oligarchic clans, on the one hand. And we have some good examples from the West, Poland, Slovenia, Slovakia, where we ended up having good cases, competition, and free trade, whatever institutions follow. So if your position, your argument is, correct me if I'm wrong, is to, as this is market failure, as the government should address economic entities or owners or companies for privatization, because we know the outcome before we even start the game. But that's not true even with, for example, big potash fertilizer plant in Belarus with the estimate value of $20-25 billion, because the issue is of economic policy, how you design the auction, information, rule of law, and then the legitimacy of the whole deal. If you make it like Russian style 90s, then you have like five companies and then you shoot your competitors or people who want to bid. That's one thing. If you have open, transparent process in which Italians, Germans, Chinese people, Russians take part, and whoever wins is the winner, plus he got like 51%, plus 25% is given to not deliver good results. But when you compare what kind of results you get from government managing economy, you definitely have to compare these two. And I conclude that in the situation, as I indicated, with fewer people who can understand management, corruption, and this called telephone law, the probability of monopolistic practices by government individuals and by transnational corporations, even with Russian, the Kremlin influence, is much higher than in the situation when you have a different setting.
that's a simple way. Your policy is much smarter than the truth. that's my very simple point. There is something, if you want to have a good deal for your policy, you have to change a little bit of postulates. That was my statement. Okay. That's about moral hazard hidden information. That's a very important point. I'd like to. We talk about asymmetric information and whether the government. Thing is that when you begin reforms, and that's another very important statement that Western advisors and organizations didn't understand, that we have distorted structure of production and employment in the first place. And when the policy is that of authoritarian government that is very subjective and it's not on paper, it's rather a hidden agenda, it increases the distortions of information. And the asymmetric information is, I think that's objective by in any situation. A buyer always knows something different from a seller, or seller from the buyer. But in this case, the activities of the government to distort information even further should be limited by certain rules of the game and the limitation of the government authority over certain processes. That is why I believe that the answer to asymmetric information problem is not in more government in different parts of the market, especially in emerging economies, but rather less, because markets provide more accurate indicators for policymakers and for entrepreneurs than governments. Sorry. Professore Nocicio, qua ci sono per concludere anche un po', perché sennò giusto per dare una sistemazione a quello che abbiamo detto. Vabbè, qua c'è un punto, diciamo, il punto su cui hanno discusso molto Marcello e il nostro ospite è che lui ha, diciamo, un imprinting strettamente austriaco, cioè lui è una combinazione tra von Mises e Hayek. Diciamo, il problema è che, diciamo, tendenzialmente la cultura economica italiana è un po' più I understood. Yes, ma la nostra cultura è un po' più anglosassone, quindi diciamo c'è una discussione, anche interessante, saremmo potuti andare avanti, diciamo, e discutere su questo. Yeah. Ok, dopo possiamo anche farlo, io ho un blog, credo anche Marcello, credo anche lui, ci potremmo scrivere sul blog delle cose, insomma, cioè non... possiamo continuare a dialogare. Dal punto di vista invece che ci chiedeva adesso giustamente il moderatore, cioè chiudiamo un attimo il ragionamento, il punto qual è? È che l'Italia, per puro caso, ha due caratteristiche, diciamo, favorevoli, secondo me, nei confronti di un'integrazione con Bielorussia. L'Italia ha un buon feeling con la Polonia meridionale. Nella Polonia meridionale ci sono le due più grandi banche italiane. Banca Intesa è un grande azionista del sistema delle casse rurali artigiane, non saprei tradurglielo in inglese, ma il sistema delle casse delle piccole banche, diciamo. Unicredit ha una banca, diciamo, che è proprietà di Unicredit nella Polonia meridionale.
Quindi, come dire, l'Italia, adesso tolgo l'octopus, se no lui dice che faccio il camorrista, l'Italia ha quindi, come dire, una protesi, diciamo così, ha una protesi che arriva fino al confine con la Bielorussia, che dopo la Polonia e l'Ucraina ci sta la Bielorussia, questa è geografia, non ci sono santi. La seconda cosa importante dell'Italia è che nel Mezzogiorno, e quindi anche a Salerno, devo dire, Salerno è una delle migliori città del Mezzogiorno, secondo me la migliore città del Mezzogiorno, l'ho anche scritto in un paio di paper, quindi l'ho anche scritto, l'ho certificato. Diciamo, il problema è che nel Mezzogiorno, anche se a lui sembrerà strano, ma il sistema è molto simile a quello della Bielorussia, perché c'è troppo governo, troppo poco mercato, e da questo punto di vista Salerno fa la differenza perché agli inizi del Novecento in questa provincia sono arrivati svizzeri, inglesi, europei che hanno portato capacità imprenditoriale. Hanno insegnato come si fanno le centrali elettriche, come si fa il tessile, hanno insegnato che dall'energia si fa la meccanica, ci sono un sacco di cosucce, l'agroalimentare, ci sono un sacco di cosucce che qua sono cresciute e che fanno di Salerno una provincia industriale, con free enterprise. È un po' diversa, diciamo, dal resto del Mezzogiorno. Ma dal punto di vista del reddito e della struttura, non è così diversa da Bielorussia come abbiamo visto, diciamo. Quindi, se siamo vicini attraverso le banche e le attività che abbiamo portato in Polonia, e se siamo simili, perché diciamo, abbiamo capito che vivere col big government è difficile, cerchiamo anche noi di liberarci del big government per quanto è possibile, allora dico, lo spazio per un'area commerciale c'è. Dovremmo fare un piccolo sforzo in più, oggi ci siamo capiti, però possiamo continuare a dialogare, e diciamo, anche diciamo, in remoto, grazie al digitale, dobbiamo capire quali sono diciamo, le capacità imprenditoriali di Salerno che si possono usare per valorizzare le zone dell'economia della Bielorussia. E concludo, e dobbiamo farci spiegare meglio dal nostro amico che è capacissimo di farlo, quanto grado di libertà la Bielorussia ha rispetto alle ambizioni di Putin, Abramov e tutta la banda, Abramovic e tutta la banda diciamo, che controlla le tecnologie russe e per l'energia, e quanto spazio invece c'è nelle leggi e nel miglioramento delle leggi della Bielorussia, che io mi auguro loro riescano a fare, che possono consentire cooperazione e scambio e poi in futuro anche diciamo, integrazione del mercato dei capitali, perché bisogna fare le cose un po' per volta. So if we are getting to a close, I really appreciate this kind of discussion, because it's one thing is to discuss that back home with foreign experts, and as I said, we are lacking theoretical discussion. And I wonder, for example, you are rightly said that I associate myself with the Austrian School of Economics, which is distinctly different from mainstream, from Anglo-Saxon, from German historical school, and that's the point I'm trying to make. Something that... Quindi se siamo vicini alla conclusione volevo sottolineare questo punto, che secondo me manca comunque discussione teorica, e sono perfettamente d'accordo con lei sul fatto che io appartengo alla scuola austriaca, che è molto lontana dal mainstream, dalla scuola anglosassone. Because we have a unique crisis, I think we need some innovative solutions, and I think that we should go to the analysis of this very important volume of knowledge. Ma siccome si tratta di una crisi unica, abbiamo bisogno di soluzioni assolutamente innovative, e dobbiamo proprio partire dall'analisi di questa consapevolezza e di queste That's right. So I think that if you just listen to Stiglitz, if you listen to people like this, to Jeffrey Sachs, you are completely confused. Bernanke, this matter is not worse or better than chairman of the ECB, quindi, European Central Bank. Ah, yeah.
quindi ascoltare, diciamo, Jeffrey Sachs. ci si focalizza soltanto su quello che è positivo e quello che è negativo, è un po' come fare riferimento alla banca centrale degli investimenti. Second point is about entrepreneurial experience and this exchange, which I think is very realistic. E l'altra questione è quella di quanto sia realista la possibilità di effettivi scambi imprenditoriali ed economici con la Bielorussia. UniCredit, as I know, it negotiated the purchase of some banking structures in Belarus, but so far negotiations hasn't led anywhere because of the devaluation and inflation in 2011. Per quanto ne sa, UniCredit stava portando avanti dei negoziati per l'acquisto di alcune banche in Bielorussia, ma al momento si sono fermati i negoziati per via dell'inflazione e del deprezzamento della valutazione. Many banks right now are on sale, and if UniCredit wants to enter Belarusian market to support Italian entrepreneurial programs, business programs inside Belarus, and the program that would target Russian market, I do not see any problems of doing it tomorrow. Ma molte banche sono in vendita in Bielorussia, per cui se UniCredit intende trovare questa presenza in Bielorussia per poi supportare le iniziative degli imprenditori italiani lì, anche in vista della Russia, allora credo che non ci sia nessun problema in questo senso. But posso essere utile se vuole, perché io sono Absolutely, that would be great, this kind of... Then, third very important thing is that when you talk about Salerno and this area development in Belarus, the experience of Alfonso, Angelo, and people like this is invaluable. And when they come to Belarus to explore opportunities, that's what we need. Per quanto riguarda invece la possibilità delle aziende salernitane in Bielorussia, assolutamente l'esperienza di Alfonso, Angelo è inestimabile ed è questo quello di cui abbiamo bisogno. So the thing is that when you have these kind of connections, you cannot impose on them what should they do inside government investment program. You'd rather listen to what they have to offer and ensure that they have all necessary conditions, including land, real estate, infrastructure. Quindi quando si tratta di fare questo tipo di connessioni, la questione non è andare ad imporre il proprio intervento all'interno di un programma di riforme statali, istituzionali, ma quello di ascoltare quello di cui essi hanno bisogno e quindi fare in modo che abbiano esattamente tutto, quindi infrastrutture, proprietà, terra. So my point is that Salerno should go global, but go global through these kind of small and medium-sized business projects in Belarus and other areas, but I'm talking about Belarus right now, and that will definitely expand opportunities for agricultural business, for high-tech business from Salerno and south of Italy, because it's always about partnership. Belarusian government, as like any protectionist government, is keen on creating problems for pure import of goods. Quindi perché Salerno possa passare dal locale al globale, credo debba proprio fare riferimento a dei progetti e delle iniziative di sviluppo di piccole e medie imprese con la Bielorussia, anche altrove, ma al momento sto parlando della Bielorussia, per poi creare delle opportunità sicuramente di crescita e di sviluppo, e quindi nei settori dell'agroalimentare, dell'high-tech, eccetera, tenendo conto che la Bielorussia, come tutti i governi totalitari, chiaramente mette dei limiti, un protezionismo a quelle che sono l'ingresso dall'esterno di aziende straniere. But this kind of experience you guys have in terms of doing business
if it is applied, and Belarus is like the country with very little experience, and you are the first to, in this wave of privatization, you really can have a very good head start in the whole process. And it's not about, just as said, about the Russian market, it's also about Russian market. E quindi appunto con la vostra esperienza imprenditoriale in un paese come la Bielorussia, con poca esperienza da questo punto di vista, credo che sfruttando questa ondata di privatizzazione potete certamente essere i capofila di un movimento di sviluppo aziendale che non si limiti solo alla Bielorussia, ma poi anche alla Russia e altri paesi dell'area. So we are in the right time with the right ideas. The ideas come from you. Markets and knowledge of local knowledge is from us, and that's where we definitely can make partnerships and friendships. Quindi siamo nel posto giusto al momento giusto con le vostre idee, il vostro know-how, il nostro mercato e diciamo le nostre circostanze da connettere in qualche modo. Sentirei soltanto di chiudere questa mattinata di lavoro ringraziando innanzitutto il nostro ospite Jaroslav Romanchuk per la sua lezione, che come tutte le lezioni che si svolgono all'interno dell'università è stata una lezione dibattuta, contrastata, con diversi punti di vista, e questo è importante. È importante anche perché, anche grazie, chiaramente grazie a Massimo, cioè a Marcello D'Amato e a Massimo Lo Cicero, che hanno animato la lezione del professor Romanchuk. Un ringraziamento va anche al nostro moderatore, che purtroppo, come, come accade spesso con gli accademici, poi finisce per essere un po' compresso, e quindi testimonianza, diciamo, di solidarietà e di amicizia per la sua paziente partecipazione. Mi sento di aggiungere che, diciamo, al di là di tutte le, non andiamo a ripetere le cose che sono state dette, tante ed importanti, per Salerno, per la nostra, diciamo, comunità. Chiaramente quello che colpisce sempre chi viene, contesti quali appunto Belorusso o da altri paesi, è il discorso della nostra rete di piccole e medie imprese, che sono il nostro punto di forza e per taluni aspetti anche il nostro limite. Io mi sento, diciamo, di dire che viste le opportunità che sono state delineate, no, anche per le ragioni che Massimo Lo Cicero richiamava, diciamo, cercando di scavare in quelle che potessero essere le possibili similitudini, i punti di contatto, che è importante, che è la precondizione per vedere sulle condizioni culturali per poter lavorare in certe aree. Però ecco, io quello che mi sento di dire è che, attenzione, non può essere lo sforzo individuale, diciamo, di piccole realtà. Diciamo, non è un ringraziamento, ma è una voglia di lavorare insieme, testimoniata appunto dalla presenza del Presidente Cantarella, del Vicepresidente Ilardi, perché è chiaro che tutti gli attori della filiera produttiva, compresa l'università, possono e debbono dare un contributo per realizzare delle reali meccanismi, diciamo, di rapporti e di scambi, innanzitutto economico ma anche di altro tipo, con questi paesi, altrimenti si va verso un fallimento, diciamo, come è accaduto nella gran parte dei casi. Questo vale per la Bielorussia, vale anche, come diceva il nostro amico, per altri posti magari più caldi con i quali si possono intessere proficue relazioni. Grazie a tutti voi per aver partecipato. I am Massimo Lo Cicero. I am an economist in Sapienza, the University of Rome. This is my personal email. This is my mobile. This is my fixed.